Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi per il webinar su Mammoth Lakes, da San Francisco a Mammoth Lakes, un viaggio fuori programma. Abbiamo oggi come relatori Fabiano Ricciardo di United Airlines e Maria Teresa Rizzitiello per Master Consulting. Passo a questo punto la parola a Fabiano e gli do il benvenuto. Benvenuto Fabiano. Grazie, grazie Lia, buongiorno a tutti. Sono Fabiano Ricciardo, account manager della United Airlines, basato a Roma, ma come potrete sentire dall'accento, diciamo, di Bolzano Marittimo, sono napoletano di origine. Direi di cominciare subito. Volevo solamente farvi in sostanza un breve excursus di come sarà organizzata la presentazione. Ci sarà ovviamente una parte introduttiva inerente al mondo United nella sua interezza. Successivamente ci focalizzeremo su quella che è la realtà United invece dall'Italia, per poi spostare la nostra attenzione sul continente americano ed in particolar modo poi andremo a vedere quella che è diciamo, la realtà di United per ciò che attiene all'area di San Francisco. Credo a questo punto che tutti voi possiate vedere ciò che anch'io vedo sulla slide di apertura e quindi, visto che il tempo è tiranno, direi di cominciare subito. Quindi, anzitutto, direi che merita un'analisi sommaria diciamo, la presentazione per ciò che attiene United sul territorio italiano. Ecco, insomma, bello della diretta ancora, la mia presentazione. Eccola qui, scorre finalmente. Ok. Allora, United opera dal 1997 in Italia e sono da circa appunto dal 1997, ma soltanto nel 2013 quelle che erano un tempo la vecchia United Airlines e all'epoca Continental Airlines, in seguito ad una fusione alla pari, hanno dato vita alla nuova United Airlines, appunto, che ad oggi opera all'incirca 4.600 voli quotidiani e nello scorso anno, l'ultimo dato disponibile, quello del 2017, ha trasportato 148 milioni di passeggeri. Passeggeri che sono stati trasportati con origine prevalentemente in quelli che sono i nostri hubs principali negli Stati Uniti, quindi Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark, San Francisco e Washington DC, e anche attraverso altri due hubs localizzati al di là degli Stati Uniti continentali e che sono l'aeroporto di Guam e l'aeroporto di Tokyo Narita. United, come dicevo in precedenza, in Italia opera da quattro città, o meglio, attualmente da tre, che sono Roma, Milano e Venezia. Ma ci sarà poi l'introduzione di una nuova destinazione, il Napoli-New York, di cui avremo comunque, a partire dal maggio prossimo, di cui avremo modo però di parlare tra qualche minuto. Questa slide sostanzialmente è una fotografia di quella che rappresenterà l'operatività di United nel 2019. Quindi, in aggiunta ai voli annuali che operiamo da Roma e da Milano su Newark, avremo anche gli stagionali, appunto, che sono sempre da Roma su New York, Chicago e Washington, da Venezia su New York e appunto il Napoli New York a cui avevo accennato in precedenza. Questa che vedete è una delle mie slides preferite. Per due motivi. Prima perché è incasinata, scusatemi il termine poco elegante, ma soprattutto perché a mio avviso riesce al meglio a comunicare quella che è in realtà la United a livello globale. Quindi un'idea di quelle che sono le destinazioni e quindi di come il network della United sia onnicomprensivo, a partire da appunto insomma, i gateways che abbiamo in Europa. Per poi passare alla realtà statunitense con destinazioni situate anche nella zona dell'Asia Pacific, Centro e Sud America.
Gli hubs di cui vi avevo parlato in precedenza, che sono gli hubs territoriali statunitensi, sono appunto quelli che vedete illustrati e a cui, grazie ai quali, riusciamo a raggiungere 280 destinazioni nelle intere Americhe. Gli aeroporti di riferimento più rilevanti per noi sono ovviamente, guardando la realtà italiana, New York con il Newark Liberty, in quanto tutte le nostre città da cui operiamo in Italia sono collegate con l'aeroporto di New York. Abbiamo poi l'aeroporto di Washington Dallas, che è collegato anch'esso da Roma ed è ad oggi l'unico collegamento capitale-capitale. L'immagine che vedete è una splendida immagine della fioritura dei fiori di ciliegio, il famoso cherry blossom che appunto si tiene a Washington normalmente a ridosso del, diciamo, tra marzo ed aprile. I ciliegi vennero regalati dalla regina giapponese come segno di ringraziamento e distensione al termine del conflitto. Questa invece è una slide che rappresenta quello che è il nostro principale aeroporto di riferimento, ma perché Chicago O'Hare rappresenta la casa di United. L'immagine che vedete sullo sfondo è sono nell'ordine la Willis Tower e la Sears Tower, che rappresenta dove è situato l'head office di United Airlines. Gli operativi con i quali colleghiamo l'Italia agli Stati Uniti sono, direi, quasi esclusivamente Boeing 767-300 o, nella sua declinazione, il 400. I prodotti, passiamo ora invece ad analizzare quelle che molto rapidamente, direi quasi in maniera pindarica, quelli che sono i prodotti che trovate all'interno dell'aeromobile della United. Abbiamo ovviamente un comparto di business class a ridosso del comparto di business class avremo invece, non appena sarà completata diciamo l'installazione a bordo di tutti gli aeromobili, un nuovo comparto di premium economy, un vero e proprio prodotto intermedio tra il prodotto di business e quello di economica, ma ne parleremo tra un attimo. Ed avremo poi la cabina di economica vera e propria, anch'essa che prevede la presenza al suo interno di all'incirca 9 file che sono destinate invece all'economy class, che è un vero e proprio prodotto di economica, ma con la possibilità di avere uno spazio extra di circa 15 cm. Andando ad analizzare un attimo quelle che sono le caratteristiche della Polaris, che è appunto la nostra nuova business class, è un prodotto di cui siamo particolarmente orgogliosi, in quanto riteniamo con questo prodotto di essere riusciti a colmare il gap che sostanzialmente e storicamente, insomma, separava le compagnie statunitensi da quelle medio orientali in primis. Si tratta di un prodotto che prevede ovviamente flatbed, come flatbed sono tutti le poltrone di business di United, dall'Europa verso gli Stati Uniti in business class, e sono soprattutto tutti posti corridoi, in sostanza, quindi posti individuali in cui è possibile conservare la propria privacy, ma qualora si decidesse di ovviamente, insomma, condividere il viaggio con in compagnia, c'è la possibilità di prendere due posti centrali che sono separati da un divisorio che può essere all'occorrenza alzato o abbassato. La Polaris in se stesso, appunto, ma non vi svederò troppo per lasciarvi il piacere di andarla a scoprire in uno dei tanti links presenti anche su YouTube, basta digitare Polaris e troverete un'innumerevole serie di immagini che permettono anche un percorso esperienziale a 360 gradi all'interno, così riuscirete meglio a farvi un'idea di ciò che in questo momento non vi svederò. Ciò che invece di cui voglio parlarvi, perché questa è diciamo di interesse anche sul focus che andremo poi ad avere su San Francisco e Los Angeles, è relativo al fatto che la Polaris Business Class ha una lounge ad essa dedicata, che è appunto la lounge Polaris, alla quale accedono solamente i passeggeri che hanno volato in Polaris Business Class.
in cui è possibile avere ovviamente tutto lo spazio, la privacy, il comfort di cui si richiede, la possibilità di avere delle chaise longue con degli spazi insonorizzati per rilassarsi, opzioni per cenare sia all'interno della lounge e successivamente in volo, o scegliere ad esempio di cenare lì per poi proseguire durante il volo, rilassarsi e dedicarsi al lavoro, insomma nelle scelte che poi sono più consone alle necessità del viaggiatore. In aggiunta alle Polaris Class, alla Polaris Lounge, abbiamo poi ovviamente i nostri United Clubs, che sono invece le nostre lounge dedicate a tutti i passeggeri che volano o in business class o che hanno acquistato degli accessi singoli e che sono equipaggiati per offrire ovviamente bar, snacks leggeri, docce, wifi, sale conferenze e tanto altro. Passando una volta diciamo esposto in linea principale quelli che sono i contenuti della Polaris, per i quali ripeto vi rimando alle immagini presenti anche su YouTube o all'interno del sito united.com, introduciamo adesso la United Premium Economy, come dicevo un vero e proprio prodotto intermedio tra la business e l'economica, che avrà una sua poltrona dedicata, reclinabile, con un catering dedicato e che ci auguriamo nell'arco dei prossimi 2 anni di avere su tutta la nostra flotta. Il percorso è un po' lunghetto, come potete immaginare, perché abbiamo da riconfigurare 757 aeromobili di mainline e quindi insomma aeromobili che poi devono continuare ovviamente a viaggiare, hanno bisogno di fare manutenzione, hanno bisogno di essere riconfigurati e quindi questo ci comporta dei tempi un po' lunghetti. Ma siamo assolutamente fiduciosi di poterlo avere magari già dalla fine del 2019 anche in Italia. Dell'Economy Plus avevo parlato all'interno del comparto di economica, con 15 cm di spazio extra, rimane comunque una poltrona, un sedile di economica, ma i 15 cm di spazio extra su una percorrenza intercontinentale hanno un loro perché in termini di relax. Offrono quindi più spazio, cappelliere più ampie, maggiore possibilità per lo storage dei propri beni personali e ovviamente un accesso più rapido alle uscite. L'Economy Plus è notizia dell'ultimo mese, inoltre prenotabile e acquistabile da tutti i GDS. Ed infine, insomma, chiudendo per la questione relativa poi al prodotto, la United Economy, classico servizio con qualità United, in cui ovviamente sono previsti, oltre ad un comfort garantito dal sedile di ultima generazione ergonomico, la possibilità ovviamente di avere anche portate gratuite e di avere accesso ad un intrattenimento on demand. Altra notizia rilevante che volevo condividere è il fatto che United su tutta la sua flotta è equipaggiato con un wifi che copre sostanzialmente tutto il globo, ad eccezione fatta per ovvi motivi del territorio cinese, wifi satellitare, quindi massima velocità e mantenimento di standard di connessione elevatissimo. Il nostro programma di fidelizzazione, United Mileage Plus, che è stato nominato per il 15° anno consecutivo come il più rewarding al mondo. Passiamo ora invece rapidamente a fare un focus su quello che poi è l'attenzione che ci porta ad analizzare l'area di San Francisco, andando quindi a mettere in evidenza novità di servizi e di prodotto dall'Italia e da San Francisco. Dall'Italia, come vi accennavo in precedenza, novità del prossimo anno, dal 23 maggio alla fine di ottobre, è il nuovo servizio a Newark Napoli, che volo daily 767-300 l'aeromobile, e permetterà, una volta raggiunta Newark, nell'aeroporto di Newark, di raggiungere ulteriori 60 destinazioni. Questa è un'altra slide alla quale tengo particolarmente, sta a rappresentare l'improvement che United ha messo in piedi e che comincerà a manifestarsi già da gennaio del 2019 con il quale appunto andiamo ad evidenziare come United sia ad oggi il vettore che offre il maggior numero di posti disponibili
tra New York ed entrambe, sia San Francisco che Los Angeles, rispetto a qualunque altro vettore statunitense. Quindi questo significa grande connettività, grande rapidità di raggiungimento per l'altra costa e ovviamente disponibilità di opzioni per cogliere al massimo quelli che sono poi i bisogni dei passeggeri. Parte di queste tratte saranno operate con un aeromobile Dreamliner 787-10, quindi l'ultimo, e United a tal proposito, altra cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi, è il fatto che rappresenta l'unico vettore americano il quale è in possesso di tutti i Dreamliner nelle loro declinazioni 787, 8, 9 e 10. Ricordiamo anche che il Dreamliner è di per sé anche un motivo di orgoglio nazionale, perché parte della fusoliera dell'aeromobile è costruito da Finmeccanica nei suoi cantieri di Grottaglie in Puglia. Andando avanti con la novità, questa spero che sia una delle novità più di interesse per voi, che sta a rappresentare il nuovo volo che dal 30 ottobre è operativo da San Francisco su Papeete. Gli operativi ovviamente sono tutti disponibili in macchina e è bene anche in questo caso evidenziare come United sia l'unico vettore che collega San Francisco e gli Stati Uniti in generale con Tahiti. Altra cosa che tenevo ad evidenziare è la forza e l'importanza del nostro network e quindi di tutti i nostri hubs degli Stati Uniti continentali verso l'arcipelago delle Hawaii. E in particolar modo, quindi vedete collegamenti da Chicago, Denver, Houston, New York, Washington, ma soprattutto, e torniamo al focus di cui vi parlavo in precedenza, dai nostri hubs di San Francisco e di Los Angeles avete la possibilità di avere 30 voli giornalieri per questo arcipelago. Alla fine, last but not least, come si suol dire, in sostanza volevo ricordare come United faccia parte di un'alleanza, di una joint venture sul Nord Atlantico insieme a quello che è il nostro vettore partner principale, ovvero sia il gruppo Lufthansa nelle sue declinazioni Austrian, Brussels e Swiss, e ovviamente i partner dell'Air Canada. Io fondamentalmente avrei finito, ma prima di lasciarvi volevo anzitutto ringraziarvi per essere intervenuti così numerosi e dirvi ovviamente che il sottoscritto e i suoi colleghi Christian, Stefania, Ivan e Gianmaria sono a vostra disposizione per qualora doveste aver bisogno di maggiori informazioni o approfondimenti di qualsiasi genere per fornirveli. A questo punto io lascerei la parola a Maria Teresa, che avrà il compito assolutamente grato e felice di farvi innamorare ancora di più, ove sia possibile, di quella bellissima città e dei suoi dintorni, che è appunto San Francisco. Grazie ancora da parte mia e a presto, arrivederci. Grazie Fabiano per questa bella presentazione e grazie a tutti per essere qui con noi oggi. Se posso dire una parola su United, io ho avuto la fortuna di volare lo scorso aprile in Polaris e devo dire che è stata veramente un'esperienza stellare. Io credo che la scelta della parola Polaris non sia casuale, è stato veramente un viaggio indimenticabile con una business class che è veramente ai livelli delle migliori compagnie al mondo, quindi complimenti a United. Grazie. Iniziamo quindi, no, è la verità. Iniziamo quindi il nostro viaggio dalla baia di San Francisco e ho messo questa foto perché è uno dei posti più originali e più così divertenti della città, il quartiere di East Ashbury, di cui abbiamo più di una volta parlato, perché qui è nato appunto tutto il movimento della Summer of Love.
da San Francisco faremo una puntatina a Auckland e poi faremo un itinerario che ci porterà via Sacramento e Lake Tahoe a Mammoth Lakes. Perché vi ho proposto questo itinerario? Perché, come sapete, durante l'inverno il parco di Yosemite è chiuso, quindi il Tioga Pass non si può attraversare per arrivare poi a Mammoth Lakes e volendo la Death Valley e raggiungere Los Angeles. Quindi è un itinerario alternativo e non vi nascondo che quest'estate molti hanno dovuto fare questo itinerario a causa degli incendi che si erano sviluppati a Yosemite, quindi può essere interessante per voi proporlo come alternativa sia last minute se ci dovessero essere, ci auguriamo di no, degli incendi a Yosemite, ma anche proprio per un viaggio fuori stagione, perché come sapete il Tioga Pass apre i primi di giugno e rimane aperto fino alla fine di ottobre quando iniziano le nevicate. Quindi vabbè, qui vi ho messo la mappa della California per farvi capire un po' l'itinerario che faremo, quindi dalla San Francisco Bay Area attraverseremo il Gold Country e poi arriveremo nella High Sierra. Questa sono io, questa foto è stata scattata in uno degli ultimi farm a San Francisco, come vedete la gioia proprio di essere in questa città meravigliosa che a mio avviso offre dei panorami veramente unici al mondo, grazie proprio al fatto che poi è tutta su colline, quindi dove ti giri, vedi la baia, vedi questo spettacolo dei due ponti, il Golden Gate e il Bay Bridge che collega Oakland. La nostra società attualmente in California rappresenta San Francisco, Oakland, Mammoth Lakes e West Hollywood, quindi da nord a sud. San Francisco, come abbiamo visto, è collegata molto bene da United e dalle principali compagnie sia europee che americane sull'aeroporto di San Francisco International Airport. Poi c'è un altro aeroporto che si trova ad Oakland, che è anche ben collegato con la città, e dall'8 febbraio dello scorso anno su questo aeroporto vola Norwegian con dei voli diretti da Fiumicino e sono tre voli alla settimana. Vi ho messo anche i costi di quelli che sono i trasporti per raggiungere la città. Da San Francisco dentro l'aeroporto c'è il BART che porta a Union Square semplicemente con $8 e io lo consiglio, è chiaro che se uno poi ha tanti bagagli, magari preferisce prendere un transfer, ci sono anche gli shuttle come per esempio Golaris, che con $10 è uno shuttle pooling e vi portano in albergo, altrimenti il BART può essere, soprattutto negli orari di peak di traffico, un'ottima alternativa per raggiungere la città. Questa è un'immagine dello skyline di San Francisco che vi fa vedere poi dove sono i due ponti, il Golden Gate che collega alla zona del Presidio, che poi andremo a vedere con Sausalito, e il Bay Bridge che invece è quello che vedete più in basso, che collega la zona del Ferry Building a Oakland. Allora, questa è un po' una fotografia di quelli che sono i quartieri della città. Io quando mi chiedono ma in quale quartiere è meglio andare, dove, che devo vedere, io dico San Francisco è un vero e proprio mosaico, come si vede qui, un puzzle di quartieri e ognuno ha le sue caratteristiche. Quindi quando si visita San Francisco si va in un quartiere, sembra di andare in una piccola cittadina. Quindi io non saprei dirvi dove non andare, perché a mio avviso bisognerebbe un po' andarle a vedere tutti. Ora io alla fine, poi, quando avrò finito di parlare di San Francisco, vi proporrò così, 3 giorni di itinerario molto tirato per avere un po' un'idea della città. Ma è chiaro perché per una città come questa, per veramente assaporarne l'essenza, ci vorrebbe una settimana. E poi si potrebbe rimanere comunque nella baia, visto che ci sono altre destinazioni come Oakland, la Sonoma, la Napa, il Marin County, che sono comunque destinazioni che valgono un viaggio nella zona. Let's walk, sì, perché a San Francisco è sconsigliatissimo tenere la macchina, i parcheggi sono costosissimi. Io quello che consiglio
o di acquistare il City Pass, dove poi sono comprese 3 giornate di accesso illimitato ai mezzi pubblici, oppure di comprare dei daily pass per il trasporto e di muoversi comunque con i mezzi. Questo è il famoso cable car, da sapere che comunque ogni corsa costa $7, quindi per quello che per chi sta 3-4 giorni è consigliabile l'acquisto del City Pass, che comprende l'accesso illimitato. Durante l'estate ci possono essere delle file non da poco, quindi alle fermate, diciamo quelle principali, per esempio a Ghirardelli Square o a Union Station, alla Powell, si può fare anche un'ora di fila. Quindi in quelle circostanze, magari in quei periodi, potete consigliare di salire in delle fermate intermedie. E comunque questo assolutamente è un must quando si va a San Francisco. Questo invece è lo streetcar, anche questo è un ottimo mezzo per girare, soprattutto per chi ha l'albergo poi nella zona di Union Square, che è quella dove ci sono poi la maggior parte degli alberghi della città. Dalla Market Street si prende questo streetcar F e è veramente un viaggio come se fosse una sorta di viaggio così turistico, perché si scende lungo la Market, si attraversa il Financial District e si arriva poi sul lungomare al Ferry Building. Poi il tram gira e fa tutto il lungomare fino ad arrivare al Fisherman's Wharf. Quindi quando mi chiedono ma dove li metto a dormire i miei clienti, io forse la zona che consiglio maggiormente è la zona di Union Square, proprio per questa comodità per visitare poi la città. È chiaro che molti mi hanno segnalato questo discorso che stanno aumentando i barboni a San Francisco, questo problema degli homeless. E la zona di Union Square è un po' borderline, perché vicino c'è questo quartiere di Tenderloin, però è anche vero che io, per esempio, che abito a Roma, ecco, questo fenomeno non mi colpisce particolarmente, ma se avete clienti che secondo voi possono essere così particolarmente sensibili a questo aspetto, bisogna avvertirli, perché comunque insomma nella zona, soprattutto la sera, ci possono essere degli homeless che sono innocui, però insomma ci sono. Ora la città sta anche avviando dei progetti per risolvere questo problema, anche perché è un po' un controsenso col discorso della Silicon Valley e tutti i soldi che ci sono nella baia di San Francisco, non fare nulla per risolvere questo, e quindi comunque si stanno avviando a livello di municipalità delle iniziative per aiutare a risolvere questa piaga sociale. Un altro ottimo metodo per avere così un blick della città è il Big Bus, che fa diversi itinerari, e ora nell'ultimo fan trip l'abbiamo utilizzato. È molto comodo soprattutto perché da Union Square arriva al Golden Gate Park, dove c'è la famosa California Academy of Science di Renzo Piano, che secondo me è un must per un viaggio quando si visita San Francisco. E in alternativa andare alla California Academy of Science con i mezzi è un po' più complicato, perché bisogna prendere lo streetcar, poi bisogna comunque prendere un altro autobus, perciò diciamo che il Big Bus, se si ha un giorno o 2 giorni così proprio spot per visitare la città, è un modo per avere un'idea di tutto. Addirittura arriva anche dall'altra parte del Golden Gate a Sausalito, non proprio a Sausalito, però al Vista Point. Ah, non vi ho detto che lo streetcar, la cosa divertente è che i tram sono uno diverso dall'altro e sono stati regalati alla città dalle diverse metropoli del mondo. Quindi voi salite e per esempio ce n'è anche uno di Milano, la cosa divertente è che sono stati regalati negli anni 60-70, quando salite su quello di Milano c'è la pubblicità dell'Amplifon, per farvi capire insomma a che epoca risaliamo. Allora, un ottimo modo per visitare San Francisco e proprio per godersela un po' sotto i piedi è la bicicletta. Ci sono varie opportunità per fare queste gite in bici, ci sono dei tour guidati, oppure si può semplicemente affittare la bicicletta con la mappa, andare da soli, ma con $15 per mezza giornata, quindi anche una cifra abbordabile per tutti. Ora io qui vi ho messo il percorso che fa il tour guidato, che è molto bello perché poi si va con una persona del posto esperta che vi racconta poi tutta la storia, vi fa fermare nei punti più interessanti.
Quindi se avete anche un gruppetto è sicuramente più interessante fargli fare la visita con la guida. La partenza è sempre da Ghirardelli Square, quindi non lontano dal Fisherman's Wharf, e poi si attraversa tutta la zona del presidio, il Golden Gate, si arriva a Sausalito e poi si ritorna indietro volendo con il traghetto. Si possono anche lasciare le biciclette a Sausalito e semplicemente riprendere il traghetto che arriverà poi al Fisherman's Wharf, quindi veramente perfetto. Ecco, qui vedete proprio l'itinerario che viene fatto, perché si parte da dove iniziano praticamente le case e si attraversa tutta questa zona. Ora vi faccio vedere alcune immagini di quello che si vede quando si attraversa questa zona, immagini poi che ho scattato io appunto ad aprile nell'ultimo FAM ospitato da United, grazie United. E questa è la zona del presidio. Il presidio era originariamente un forte spagnolo, perché come sapete tutta la California è stata fondata negli spagnoli che pian piano, partendo dal Messico, sono risaliti e alla fine del Settecento hanno fondato queste 21 missioni californiane, e ce n'è anche una poi a San Francisco, nella zona di Mission, San Francisco de Alcalá, e da qui viene il nome della città di San Francisco. Quindi questa zona, che originariamente quindi era presidio militare spagnolo, poi è stato anche proprio la roccaforte dell'esercito statunitense fino al 1995. E qui è stato questo, quello che vedete dietro, il Palace of Fine Arts, che è stato fatto per l'esposizione universale, una sorta di Expo che veniva fatta appunto ai primi del Novecento. Questo è stato fatto nel 1915. Ecco, la cosa più divertente è sicuramente attraversare il Golden Gate Bridge. Ora, io quello che voglio dire però in questo caso è che sono comunque 12-13 chilometri, bisogna essere un pochino allenati per fare questo percorso. Ci sono delle bici elettriche, quindi se ci sono dei clienti un pochino poco fit, sicuramente è consigliabile di prendere la bici elettrica. Ecco, allora, qui noi siamo arrivati a Sausalito, noi abbiamo lasciato le biciclette, di fronte a dove si lasciano le bici c'è un posto meraviglioso che si chiama Joinery, che l'ho messo in altri webinar, che è un'hamburgeria con una terrazza vista mare con lo skyline di San Francisco, hamburger fantastico, c'è anche lo sconto per chi affitta le bici da Blazing Saddles, e devo dire che quando uno arriva lì dopo 13 km è come un miraggio e finalmente si può mangiare questo hamburger con le patatine, è proprio meritato. E poi da lì noi da Sausalito abbiamo ripreso il traghetto e siamo arrivati al Fisherman's, e dal Fisherman's abbiamo fatto la gita poi ad Alcatraz. Ora, siccome questo webinar non è solo dedicato a San Francisco, non vi ho messo proprio tutte le foto, tutte le informazioni su Alcatraz, perché le abbiamo già fatto in altri webinar, però ho voluto lasciarvi questa fotografia perché lo skyline che si ammira da Alcatraz è veramente una cosa mozzafiato, veramente meraviglioso. Ad Alcatraz, come sapete, ci sono le audioguide anche in italiano, quindi consigliatissimo per tutti, c'è il percorso per i bambini con gli aneddoti che raccontano gli ex carcerati e via dicendo. Quando siamo andati noi addirittura c'era una persona, un prigioniero che era stato rinchiuso ad Alcatraz, che aveva scritto un libro e addirittura stava lì e firmava le copie del suo libro, insomma un po', diciamo, inquietante questa cosa, comunque interessante. Ecco, questo è un po', vi voglio lasciare questo itinerario, perché se avete un cliente che sta 3 giorni e vuole fare un po', diciamo, assaporare un po' di tutto, questo potrebbe essere una proposta di itinerario. Quindi il primo giorno, quello che vi ho fatto vedere io, quindi tutta la zona del Fisherman, Alcatraz, Golden Gate. Il secondo giorno si potrebbe fare la zona che vedete, North Beach, quindi sulla parte destra, che è North Beach, è la zona, il quartiere italiano in origine e dove è nato tutto il movimento della Beat Generation, quindi c'è il discorso della la libreria di Ferlinghetti, quindi tutti i poeti, where shall we go, where do we want to go, let's go, insomma molto molto
atmosfera BIT, e da lì a piedi si possono raggiungere Lombard Street, che è la famosa strada più tortuosa e più pendente di San Francisco, poi andare a fare un po' di shopping a Union Square, e io comunque consiglio di fare una capatina a Mission, perché è il quartiere dove si respirano proprio le origini di San Francisco, con la Mission Dolores e con murales, il cibo messicano. Sulla Valencia Street ci sono una miriade di ristoranti e taccherie dove queste ricette messicane vengono rivisitate poi con l'avocado e gli ingredienti freschi della California, quindi assolutamente da non perdere. E l'ultimo giorno, magari il giorno in cui si prende la macchina per partire per l'itinerario alla scoperta dei parchi e di altre zone della California, si potrebbero fare le Painted Ladies, quindi Alamo Square, nella parte vicino a 8 Ashbury, Twin Peaks, che è il punto più alto da dove ammirare la città, e il Golden Gate Park con la California Academy of Science. Quindi già, insomma, in 3 giorni si riesce ad avere un po' un'idea della città. Allora, se adesso noi attraversiamo il famoso Bay Bridge, che come vi dicevo è l'altro ponte, che adesso oltretutto c'è uno spettacolo di luci bellissimo, il Bay Lights, ci sono circa 10.000 LED che illuminano il ponte ogni sera e creano proprio uno spettacolo di luci meraviglioso, e si arriva ad Oakland. Oakland, che come vi dicevo, oltre ad avere l'aeroporto, è collegata benissimo con San Francisco e con le altre zone della Baia, e può essere un'alternativa a San Francisco nel momento in cui si vuole anche un po' risparmiare, in quanto gli alberghi sono meno costosi, ed è comunque una città, nel senso che non è un dormitorio, perciò ha tutta la zona del lago Merritt, dove ci sono i ristoranti, ha il suo City Hall, murales, è una cittadina che poi sono 400.000 abitanti, quindi è una città che è molto interessante anche proprio per starci e andare poi magari in giornata a San Francisco col ferry o con il BART. Quindi qui vi ho messo così alcune slide per ispirarvi su Oakland, che riceve sempre riconoscimenti per la varietà dei suoi ristoranti, in quanto molti chef si sono proprio trasferiti a Oakland, a San Francisco, in quanto i prezzi dei locali erano veramente inaccessibili, quindi chef emergenti che hanno trovato la loro dimensione a Oakland. Numerose sono anche le attività che si possono fare se si vuole passare anche un pomeriggio a Oakland, c'è la USS Potomac, poi sicuramente una passeggiata lungo il Lake Merritt, poi c'è il Chabot Space and Science Center, poi questo trovate anche tutte le informazioni sul sito. E per quanto riguarda l'offerta alberghiera è di tutto rispetto, quindi ci sono più di 5.000 camere d'albergo, ci sono alberghi che danno sul lago con la vista su San Francisco, quindi a piedi poi si raggiunge la Jack London Square e si va anche in traghetto a San Francisco, quindi può essere anche divertente, no? Attraversare la baia da Oakland e passare poi la giornata a San Francisco. Oakland è anche la patria di Jack London, quindi per gli appassionati a pochi chilometri da Oakland, nella Sonoma County, si trova il parco storico a Glen Ellen, dove c'è il cottage di Jack London, che lui alla fine scriveva per realizzare il suo sogno di creare questa fattoria ideale nella Sonoma County, un posto anche lì veramente magico. Vi voglio lasciare Oakland con questa immagine del Clermont, che è un albergo veramente da sogno, assomiglia molto all'albergo che c'è a Coronado, l'Hotel Coronado, dove hanno girato A qualcuno piace caldo, quindi un albergo dei primi del Novecento. Un po' l'atmosfera dal Grande Gatsby. Si trova tra Berkeley e Oakland, i prezzi per la tipologia dell'albergo sono veramente accessibili, perché voi considerate che qui si trovano anche stanze a 250 euro a notte, quando a San Francisco un albergo di questo tipo si pagherebbe 1.000 euro a notte minimo, e la vista, come vi dicevo, è qualcosa di unico.
Ecco, qui sono un po' di immagini di quello che è Oakland per farvi capire cos'è il City Vibe. E adesso però è giunto il momento di incamminarci, di metterci in auto e andare verso Mammoth Lakes. Quindi vi ho messo i chilometri, la prima tappa sarà Sacramento, poi Lake Tahoe, Mammoth Lakes e il rientro si può fare o San Francisco via Yosemite, come dicevamo durante l'estate, oppure addirittura arrivare a Los Angeles, che da Mammoth Lakes sono circa 500 chilometri, io l'ho fatto anche d'inverno, sono partita alle 3, alle 7 stavo già nella zona di Los Angeles. Sacramento, quindi la prima tappa, la capitale della California, e è stata molto importante durante il periodo della corsa all'oro, infatti diventò nel 1849 la capitale dello Stato e il punto di arrivo della prima ferrovia che collegava est con ovest. Il Tower Bridge, questo è stato costruito negli anni 30 e nel 1976 fu cambiato il colore del ponte proprio per ricordare che Sacramento è la capitale del Gold Country, quindi lo fecero insomma in questo colore dorato. Cosa c'è da vedere a Sacramento? Sicuramente un pomeriggio si può passare in allegria andando a vedere la zona di downtown dove ci sono gli edifici che ricordano un po' la corsa all'oro, qui vi ho messo alcune cose da vedere, e poi sicuramente il Railroad Museum of Sacramento, perché come vi dicevo è stato la prima tappa, il punto di arrivo di questa Transcontinental Railways, e ci sono treni d'epoca, quindi per chi ha anche bambini è molto molto interessante. Quindi proseguiamo il viaggio verso Lake Tahoe, che è il lago alpino più grande del Nord America, e considerate che una parte del lago è in Nevada e il resto in California. La zona più popolata dove ci sono più resort è South Lake Tahoe, e quindi ci sono resort, spa, campeggi, di tutto di più, ed è veramente un posto molto molto carino. Questa è la Emerald Bay che abbiamo visitato anche in un farm l'anno scorso, è un posto veramente tutto natura, insomma, the majesty of nature, come direbbero gli americani. Allora, vado un po' veloce perché il tempo stringe. Da South Lake Tahoe per arrivare a Mammoth ci sono due tappe che dobbiamo fare. La prima sicuramente è Bodhi. Bodhi è una città fantasma. Sono andata avanti ma volevo farvi vedere la strada che raggiunge Bodhi, in quanto lungo la highway c'è una deviazione e ci sono circa 19 chilometri di strada così sterrata, in quanto il parco è stato lasciato, la città è stata lasciata esattamente com'era. Una città famosa perché importante, perché trovarono appunto a Bodhi dei filoni d'oro e d'argento, ma poi una volta che si esaurirono questi filoni il discorso, cioè la città non aveva più ragione di essere popolata e quindi fu abbandonata ed è rimasta così. È un'esperienza davvero unica, perché non è come andare a vedere quelle città a calico, quelle che sono così turistiche con le bancarelle, qui non c'è niente, è rimasto tutto com'era, si può visitare la miniera, sembra di stare veramente in un posto da film. Pensate che l'anno scorso è stata fatta anche una puntata sulla Rai all'interno del programma Ghost Town su Rai 5, è andata in onda un'intera puntata sulla storia di Bodhi, molto bella, poi magari vi manderò il link se avete così voglia di vedere. Questi sono i motel e l'atmosfera che si respira fuori da Bodhi. Proseguendo lungo questa meravigliosa strada che porta a Mammoth Lakes, si arriva al Mono Lake, che molti ricorderanno per questa copertina dell'album dei Pink Floyd, Wish You Were Here, e Mono Lake è questo lago di acqua molto salata e ha una biosfera unica, perché ci sono delle sorgenti di acqua dolce
che scontrandosi con quest'acqua salata creano questa reazione e si formano queste colonne di tuffo e raggiungono addirittura 10 metri di altezza. E ci sono, poi è popolato anche da pesciolini, da insetti che trovano il loro habitat lì e si possono fare dei piccoli esperimenti con i ranger. È un posto, uno dei posti che uno dice quando vado in America voglio vedere qualcosa veramente di unico e diverso che non c'è da noi in Europa, e questo è sicuramente uno dei posti da non perdere. Arriviamo a Mammoth Lakes, che quindi è veramente una mezz'oretta da Mono Lake. Mammoth Lakes, che si trova in questa posizione perfetta, quindi si incastra perfettamente negli itinerari che vanno alla scoperta della California, ma se si potesse convincere qualcuno a rimanere un paio di notti a Mammoth Lakes invece che scappare arrivati da Yosemite di corsa e proseguire giù verso Las Vegas o Los Angeles, è veramente un posto bellissimo, natura, cose da vedere, io veramente lo metto al pari di Yosemite, ma è meno conosciuto per quello che alla fine, cioè diciamo i dintorni sono meno conosciuti, quindi si può fare trekking, ci sono sentieri per tutti i livelli di difficoltà, ci sono cascate, c'è il Devil's Postal National Monument che è formato da tutte colonne di basalto, insomma di tutto di più a Mammoth Lakes. La famosa gondola, che loro chiamano, ma non è la gondola di Venezia, è questa funivia panoramica che è aperta tutto l'anno e raggiunge la cima, dove poi c'è una specie di centro informazioni e vi spiegano tutto quello che è le montagne circostanti, perché comunque si arriva a quasi 4.000 metri. D'estate è meraviglioso anche andare a pesca, ci sono più di 100 laghi entro 10 miglia da Mammoth Lakes, e quindi anche per gli appassionati di pesca, piste ciclabili, percorsi in mountain bikes, al primo posto negli USA per miglior mountain bike park, nonché sede dei campionati mondiali di mountain bike americani. Le piste ciclabili possono essere raggiunte anche con i mezzi. Questi sono i Kamikaze Bike Games, che sono 4 giorni di eventi per i matti della bicicletta e si svolgono sempre a settembre, quindi anche questo magari se c'è qualcuno che è particolarmente interessato alla mountain bike. E poi l'inverno a Mammoth, un paradiso dello sci. Questo ve lo posso dire perché ci sono andata 2 anni fa con la mia famiglia e è veramente un'esperienza sciare a Mammoth, in quanto la neve ha una consistenza diversa, non battono le piste, ma sciare in neve fresca proprio come sciare in neve normale, quindi si scia in mezzo agli alberi, si esce dal cottage con gli sci ai piedi, è veramente molto diverso rispetto alla classica settimana bianca, il cavallino bianco di Ortisei. Ecco, queste sono tutte le piste, c'è molta attenzione alle valanghe. Mi ricordo quando siamo andati noi sentivamo i botti durante la notte perché facevano scoppiare delle cariche per simulare delle valanghe e mettere in sicurezza le piste. I comprensori sciistici sono veramente enormi e poi la cosa divertente è che ci sono questi snowboard and freeride park, infatti a Mammoth si allena la squadra nazionale di snowboard degli Stati Uniti, quindi per gli appassionati, diciamo che si collega molto poi al discorso del surf. La cosa divertente per chi ha possibilità sarebbe fare poi San Diego e Mammoth Lakes, quindi il surf a San Diego sulle spiagge della California, lo stesso giorno si prende l'aereo, si arriva a Mammoth e si fa snowboard. Vabbè, insomma, una vacanza un po' anche da ricchi. Ecco, questi sono i miei parenti, mio marito e i miei figli quando siamo andati a sciare a Mammoth Lakes, come vedete le facce molto divertite, mio figlio poi che si dilettava con la telecamera, e è stata veramente una vacanza bellissima. Più di 4.000 camere, ampia offerta di strutture, alloggi per tutte le tasche, quello che vedete è il Westin, che è la struttura più in di Mammoth Lakes, ha una spa, ottimi servizi, un ottimo ristorante, però c'è sempre un clima familiare anche all'interno del Westin. Tantissimi poi sono i ristoranti, vi ho messo qua un po' di informazioni su quella che è la logistica.
E comunque quello che vi posso dire rispetto anche ad alloggiare dentro Yosemite, a Mammoth veramente ci sono delle strutture molto ma molto più belle rispetto a quelle che si trovano all'interno del parco, e il parco si raggiunge in 40 minuti. Quindi a mio avviso durante l'estate è sicuramente un valore aggiunto offrire al cliente la possibilità di dormire a Mammoth, avere anche un'offerta di ristoranti diversa rispetto a quella che c'è all'interno del parco. E poi c'è il paesino con lo shopping, c'è tutta un'atmosfera da paesino di montagna. Infatti, questa è la tappa perfetta, come vi dicevo, per gli itinerari in California. E da qui quindi si va sia a Yosemite e poi si scende giù lungo la Death Valley, che è uno dei posti a mio avviso più spettacolari della California, che non bisogna assolutamente perdere. Ecco, fatto d'inverno è veramente un sogno. Io 2 anni fa avevo fatto questo itinerario, ero partita da Las Vegas attraversando la Death Valley e poi ero arrivata a Mammoth, fermandomi poi in un paesino Lone Pine, un paesino così sconosciuto, dove c'è il museo dei film western, perché in quella zona sono stati girati numerosi film western di John Wayne, quindi ci sono tutti i memorabilia all'interno di questo museo, dove veramente ci sono 3 gatti che non lo conosce nessuno, e può essere anche quella chicca da dare al cliente un po' più alla ricerca di esperienze diverse. Quindi Yosemite, qui vi ho messo alcune cose così da non perdere a Yosemite. Adesso da poco hanno riaperto anche il parco di Mariposa, la zona di Mariposa dove ci sono le sequoie, l'hanno riaperto l'anno scorso. Poi Half Dome, purtroppo le foto di Yosemite non rendono, perché quando si è lì poi veramente ci si sente piccoli piccoli di fronte a questa grandezza della natura. E queste sono alcune immagini della Death Valley. Certo, d'estate è impegnativa, nel senso che si raggiungono delle temperature altissime, anche se poi il clima è secco. Ma io obiettivamente un viaggio in California senza la Death Valley non lo proporrei, perché è un posto da non perdere assolutamente. Quindi, come vi dicevo, poi da qui si può arrivare tranquillamente a Los Angeles. E in 4-5 ore, qui ho messo la vista dal Griffith, oppure ritornare a San Francisco. Ecco, io consiglio così come itinerario di scendere e di arrivare a Los Angeles. Come sapete, noi rappresentiamo anche West Hollywood, abbiamo fatto già diversi webinar, e West Hollywood è la base, diciamo, migliore per visitare la città, e anche un po' più trendy e che esprime proprio il lifestyle californiano. Quindi sono stata molto attenta all'orario, mi sembra che ci siamo rientrati. Spero che questo itinerario vi sia piaciuto. Vi ho messo i siti dove trovate informazioni su Oakland, San Francisco e Mammoth Lakes. Poi ovviamente avete sempre il sito di California. Vi lascio così con questo Never the Same, Always San Francisco, che rappresenta un po' quello che è la città di San Francisco, che alla fine uno ci può tornare ogni anno, ma non è mai la stessa. Sembra la stessa alla fine per quei panorami meravigliosi, ma si scopre sempre qualcosa di nuovo, una città in fermento. Grazie, allora ripasso a questo punto la parola a Lia, ringrazio anche Fabiano per il suo intervento, per averci fatto sognare anche con quelle immagini delle Hawaii, che sono il mio sogno, e prima o poi ci andrò. Grazie, e ci risentiamo presto e con prossimi webinar, sempre su questa rete. A presto. Grazie Maria Teresa, grazie Fabiano, benissimo, trovate le loro presentazioni come sempre nei documenti, le potete scaricare e ovviamente successivamente a questo webinar ci saranno poi le domande a cui rispondere, e riceverete anche la mail domani con la possibilità di rispondere e tutti i contatti per questo webinar. A questo punto vi do appuntamento al prossimo, che è il
webinar del 29 di novembre, sempre sulla California. Volo in California con Aer Lingus e scopri tour nel West di Alba Travel. Quindi vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.